Quanti ricordi sicuramente. Io in questi giorni ho avuto occasione di lavorare con i docenti che 20 anni fa furono anima, cuore, testa di questo corteo insieme al preside Bova e al professore Walter Lombardo, e questi ricordi sono affiorati tutti, li abbiamo incarnati, come dire, riprendendo le vecchie foto, riprendendo le vecchie immagini del corteo, e oggi abbiamo voluto mettere in mostra 28 dei 168 costumi storici che il nostro istituto possiede e che furono opera di un'azione sinergica di comunità, scuola, famiglie, alunni, istituzioni, imprenditoria sana di questo paese. E questo ci rende particolarmente orgogliosi e responsabili rispetto a questo tesoro che in realtà non vogliamo, dopo i 2 anni della pandemia, vogliamo mettere a disposizione di chi vorrà visitarlo. Abbiamo realizzato una mostra che terremo fino a metà luglio e che sarà possibile visitare naturalmente sempre previo appuntamento. E poi ci sono tante idee, perché adesso bisognerà vedere come continuare con i laboratori che, partendo dai costumi storici di Trabia, facciano rivivere per i nostri ragazzi, ma anche per il territorio, quella storia importante di cui Trabia è parte non trascurabile e che si lega particolarmente alla famiglia Lanza e quindi diventa storia di Sicilia, perché no, storia dell'Italia tutta. Dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi del patrimonio che abbiamo.